sono Antonio, un ragazzo di 30 anni che viaggia spesso in treno. Ma adesso ti racconto una delle tante cose che mi è successo qualche anno fa. Insieme amici miei, un poco testa leggia come si suol dire, partiamo da Lascari per andare a Palermo, perché c'era la partenza della Targatorio che si partiva dal Politeama. Adesso gran parte dei nostri genitori sapevano dove eravamo, tranne la mamma di un amico mio. Ci avventuriamo in questa notte magica da passare in giro, fino a quando non ci ingommiamo un poco tutti, decidiamo di andare alla stazione a Palermo. Ci siamo messi nella stanza di attesa insieme ai Barboni. È stata una serata allucinante, abbiamo fatto tutta la sera ridere e preoccuparci se arrivavamo vivi alla mattina, perché questi Barboni erano allucinanti. Quello che stava meglio era dal ricovero, quindi immaginate un poco tu. Niente, comunque siamo riusciti a riposare un poco. Verso le 5 del mattino arriva un altro signore con un cappotto lungo. Questo inizia a fare un poco di casino, finché non si apre sto giubbotto ed esce un coltello da macellaio così. E gli inizia a dire un altro signore: ti tagli i cuoina, ti tagli i cuoina. Allorché con gli amici miei ci siamo guardati tutti in faccia preoccupati a dire: ma questo dice sul serio o sta scherzando? Niente, alla fine è finita che ce ne siamo scappati spaventatissimi. Poi niente, la mattina alle 7 abbiamo preso il primo treno per ritornare a Lascari, paese nostro. Quando siamo arrivati alla stazione di Lascari abbiamo trovato la mamma dell'amico mio, che era l'unica persona che non sapeva dove era il figlio, ma gli ha dato tanti calci nel culo.